Ecco, bisogna scegliere prodotti, come vi dicevo all'inizio di questa chiacchierata, prodotti elastici, quindi prodotti che siano in grado di seguire le nostre curiosità, chiamiamole così. Ok, dove vi serve il correttore? Il correttore vi serve per togliere le discromie, querose, segni di acne, ma piatti. Cioè, se io ho un brufolo grosso così, cosa mi copre il correttore? Mi copre il rosso, mi copre il ottimo esempio, quella la possiamo correggere. Neutro. Ma il contouring è un'altra cosa, nel senso, se vogliamo fare contouring non li facciamo con l'acqua, facciamo con la palette. Contouring con le palette, perché le ombre sono fredde nel caldo. No, ma è meglio con questo qua. No, è molto meglio, che è freddo questo. No, sì, mi piace, ma allora, in generale quando lo compra, cosa fa? No, io non lo faccio perché TikTok so mi ha veramente segnato. Perché so che non si fa, perché entra aria. Questo ho visto un video. Sì, lo giro. Quindi cosa si fa? Prima di tutto va pulito. Anche questo lo faccio bene. Perché se non lo pulite bene vi fa tutti i grumi nell'occhio e non si può guardare. Io potrei averli di mia mamma. Veramente c'è un 50.